sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Alla Mocca Gatta di Alessandria va in scena la sfida tra Juventus Under 23 e Calcio Lecco. Lecco che deve farsi perdonare le ultime brutte prestazioni, coincise anche con due sconfitte consecutive. Allora ci prova subito il tocco dentro di Mastroianni. Capogna sul filo del fuorigioco, all'indietro va Purro col mancino, bello il traversone, Nesta, palo e poi sul rimpallo Ricky Capogna sigla il suo terzo gol stagionale, porta in vantaggio i blu celesti al settimo minuto del primo tempo. Splendido il cambio di gioco su un asse, quello tra Capogna, Purro a sinistra e Nesta che si accentra, che porterà i suoi frutti nella prima parte di gara. Ecco il destro di Capogna che scaraventa alle spalle di Israeli il vantaggio. Ancora Purro dentro il pallone, lo stesso copione, Nesta colpisce ancora in gioco aereo il palo, questa volta però non c'è nessuno pronto a raccogliere il rimpallo. Rivediamo. Secondo legno per i blu celesti, ancora una volta Purro, traversoni con il mancino, spettacolari. Nesta, grande capacità di inserimento, fa ammattire nel primo tempo la difesa avversaria, così come Capogna dentro, un cioccolatino. Nesta ancora centralmente, questa volta fa buona guardia Israel con i guantoni. Non è riuscito però ad angolare la conclusione il numero 26 blu celeste. Grande Lecco nella prima mezz'ora di gioco, Capogna qui difende il pallone, poi c'è un fallo su Marotta non ravvisato da parte di Rafia, il direttore del Rio non ferma il gioco. Allora Del Sole apre a sinistra, lo stesso Rafia che centralmente trova Fagioli, l'imbucata con il gol del pareggio della Juventus. Troppo immobile però la difesa blu celeste, qui Fagioli che poi lascerà il campo dopo solo 45 minuti, a buon gioco a trafiggere Bertinato, azione però viziata, qui rivediamo la parte conclusiva, ma viziata da un fallo su Marotta che sembrava davvero solare, non ravvisato dal direttore di gara Michele Del Rio di Reggio Emilia. Qui rivediamo Rafia che poi serve l'assist perfetto per l'inserimento centrale del numero 10 bianconero Fagioli. Il gol del pareggio, Lecco subisce un po' il colpo nel momento migliore perché avrebbe potuto davvero chiudere la partita. Lo può ancora fare Giudici centralmente, contropiede fantastico a tu per tu con Israel, poi gli calcia addosso. Bravo anche il portiere a deviare con il piede. Ancora però il Lecco nel finale di tempo, Giudici a giro, non va lontano dal palo. Manca concretezza la squadra di Gaetano D'Agostino nella ripresa, subito la grande chance al 47esimo, Marquez alza il pallonetto a Bertinato battuto, la traversa e poi Merbisala si ritrova lì il pallone sulla conclusione di Rafia e compie un miracolo che salva il risultato. Rivediamo Marquez con il destro, alza la palla ed è traversa, ancora però la Juve, qui ci prova Peters, la conclusione che non va lontana dai pali di Bertinato, da lontano molto potente. Una vera e propria staffilata. Nella ripresa succede di meno rispetto al primo tempo. Ci prova ancora la Juventus. Marquez fa tutto da solo. Col sinistro calcia bene, ma non inquadra lo specchio della porta di Bertinato. 74esimo. Cambi tardivi nell'Ecco. Entrano soltanto nei minuti finali. Prima Lora, poi Magni e Capoferri. Ci prova qui Mastroianni. Conclude bene anche lui. In fotocopia la conclusione di prima, ma col destro. Sfiora i pali, ecco i nuovi entrati, Capoferri all'88esimo dentro il pallone, Magni prova l'acrobazia però difficilissima e non riesce a centrare i pali della porta di Israel. Finisce 1-1 tra Juventus Under 23 e Lecco, alla fine un punto a testa, ma ci sono grandi rimpianti per la prima parte della partita che il Lecco non è riuscito a sfruttare a suo favore con le enormi occasioni create che non sono state concretizzate.